Buonasera a tutti, benvenuti ai tecnici e anche a tutta la cittadinanza. Io sono qui per presentare questa serata che vuole illustrare lo studio che il Comune di Tolentino, andando ad incaricare il professor Giuseppe Scarpelli dell'Università Politecnica delle Marche, ha voluto fare proprio per illustrare e scoprire e quindi studiare tutta la zona a monte di Viale Trento Trieste in Contrada San Giovanni, dove a seguito del sisma, tutti sappiamo, abbiamo avuto i danni maggiori sulle abitazioni e anche su alcune parti delle zone del terreno. E lascio per ora la parola all'assessore all'urbanistica Fausto Pezzanesi per i saluti iniziali. Grazie Catiuscia, lei è in doppia veste, sia come tecnico ingegnere dei lavori pubblici, più ci dà un contributo come veramente anchor woman, diciamo. Grazie Catiuscia. Ringrazio tutti i presenti che sono tecnici eccelsi, quindi la vostra sensibilità di essere presenti e seguire questo aspetto è veramente incoraggiante, perché vuol dire che c'è una passione e veramente una voglia di apprendere come procedere con il modo corretto. Mi è gradita questa occasione per ricordare, perché a volte sfugge che uno non vede fatti concreti per la ricostruzione, ma l'amministrazione ha in corso un piano particolareggiato per il centro storico, quindi ripartire con un'attenzione alle norme, a quello che è la volontà, un risultato finale, è fondamentale per non fare un danno futuro a questo centro, e questo è in sistema organico con il piano particolareggiato generale, cioè PRG, verrà presentato poi ufficialmente. Noi abbiamo già fatto un'anticipazione mercoledì, passerà anche questo su Video Tolentino. Tutti i tecnici e cittadini potranno vedere qual è l'indirizzo, che è secondo me molto virtuoso e illuminato per questo che sarà il futuro di questa città. Oggi abbiamo la soddisfazione di presentare questo studio importantissimo, perché sono le basi per ripartire da un problema che aveva toccato il quartiere più danneggiato di tutta la città. Quindi ripartiremo con basi certe, con l'aiuto di veramente scienziati della materia che insieme hanno portato a un risultato che poi sarà interessante ascoltare. Ringrazio fin d'ora loro che sono spesi anche, oltre che nel lavoro, anche nella disponibilità di venirlo a presentare di persona, che reputo un onore e veramente un vantaggio per tutti. Grazie a tutti e buona serata, buona continuazione. Prima di lasciare la parola ai tecnici, vorrei semplicemente dirvi chi è che ha collaborato per questo studio, che vorrei precisare è durato circa un anno. Quindi il mio ufficio, in tutto il suo staff, in particolare ringrazio l'ingegnere Nadia Marozzi che è qui con me. E vi leggo, per non fare errori, ogni tecnico che ha collaborato. Quindi abbiamo in primis il responsabile, il professor, l'ingegner Giuseppe Scarpelli, che è l'ordinario di geotecnica della Facoltà di Ingegneria Politecnica delle Marche, e con il suo collaboratore, l'ingegnere Alessandro Vita. Per lo studio geologico e geomorfologico ringraziamo il professor Stefano Mazzoli e la professoressa Alessandra Scione del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi Napoli Federico II. Lo studio interferometrico radar da satellite è stato seguito dal dottor Sergio Nardò di Napoli, specialista proprio in questo settore. Poi il monitoraggio topografico di tutti gli edifici, dove attualmente comunque abbiamo ancora dei sensori che rilevano eventuali movimenti dalla Fly Engineering SRL. Ringrazio quindi il geometra Samuele Crucianelli. E alla fine sono state fatte, tramite Tecnogeo e la Tecnosondaggi di Osimo, tutte le esecuzioni di tutti i sondaggi. Lascio quindi la parola al professor Scarpelli, all'ingegnere Alessandro Vita, che invito a salire qui, e al professor Nardò. Buonasera, allora intanto un ringraziamento generale veramente direi all'amministrazione, al sindaco, come diciamo,
principale attore di tutta questa vicenda, ma l'ufficio, diciamo, tecnico, che ci ha dato una grandissima mano, un grande supporto, e soprattutto che ha creduto, diciamo, nella possibilità di sviluppare questo studio nei tempi e nei modi che sono necessari per fare questi studi, perché il problema sempre che abbiamo con le amministrazioni è che non abbiamo mai il tempo che ci serve per capire, quindi questa è una grande difficoltà che con questo comune sinceramente non c'è stata. Questo è un primo dato. Il secondo dato, devo dire che anche la disponibilità di mezzi che sono stati resi appunto disponibili per fare questi studi sono stati, diciamo, è stata una disponibilità importante, significativa. Praticamente qualunque cosa io ho chiesto, tutte le volte mi è stata concessa. Quindi cosa posso dire? Grazie perché ho potuto lavorare come ritenevamo fosse necessario lavorare, quindi questo è stato veramente un fatto importante. Ora andiamo al sodo. Quindi questa diapositiva mette in risalto, diciamo, i nominativi, i nomi delle persone sono chiari e sono stati detti prima. Però, diciamo, è importante sottolineare il fatto che questo è uno studio multidisciplinare e noi abbiamo avuto bisogno veramente del supporto, dico noi Università Politecnica delle Marche, abbiamo avuto necessità di un supporto anche di altri contributi qualificati presenti, diciamo, nel nostro paese. Ecco, in particolare direi la presenza del professor Mazzoli è assolutamente significativa, perché, diciamo, se si parla di frane, io sono un ingegnere, sono un geotecnico, mi occupo di frane sotto un profilo geotecnico, ma le frane devono essere, è un classico problema multidisciplinare, va valutato con tutta una serie di condizioni, non poteva mancarci un supporto così importante come quello offerto dal professor Mazzoli con la geologia. Il professor Mazzoli viene dall'Università di Napoli. Quando abbiamo iniziato questo studio era all'Università di Napoli Federico II, ora ve lo ritrovate a Camerino, quindi questo è un fatto che è successo, non era previsto, ma diciamo noi, il professor Mazzoli, io sono andato a cercarlo non certo perché sapevo che sarebbe arrivato a Camerino, ecco, questo lo voglio dire subito. Dunque, Il tema nasce dalla microzonazione sismica del 2017, di cui qui abbiamo i principali attori presenti nella sala, e nell'ambito di questo studio di microzonazione sismica del 2017 sono stati messi in evidenza dei punti critici, diciamo delle zone a rischio, zone pericolose dal punto di vista della franosità, fra queste la zona chiaramente di Contrada San Giovanni a monte di Viale Trento e Trieste. Questo, diciamo, chiaramente il problema di valutare l'opportunità o meno di iniziare a avviare una ricostruzione in quell'area, visto i danni presenti su alcuni edifici, chiaramente non può non tenere conto della pericolosità da frana presente lungo quel versante. Ed è un tema assolutamente importante, che è stato correttamente messo in evidenza da chi ha fatto lo studio di microzonazione. Non poteva non fare così. Però, diciamo, il Comune di Tolentino, giustamente, d'altra parte, ha dovuto affrontare il problema di esaminare a fondo la questione, perché, diciamo, la pericolosità da frana evidenziata da quello studio era un'indicazione, non veniva indicato un veto, non veniva dato un veto definitivo sulla possibilità di utilizzare l'area, non c'era una decisione su questo, c'era un'indicazione chiara di un livello di attenzione che doveva aumentare nel considerare la ricostruzione per quell'area. Quindi il tema della franosità dell'area, quindi della pericolosità da frana dell'area Contrada San Giovanni, nasce da anche osservazioni precedenti, osservazioni del passato. Parliamo di osservazioni che sono state fatte da privati che avevano la necessità di indagare sulla natura del territorio, forse anche non privati, e
da cui qualche indicazione significativa, diciamo importante da prendere in considerazione sui movimenti del pendio era venuta da questi studi. E quindi gli studi diciamo, che hanno evidenziato, che evidenziavano sostanzialmente dei movimenti, e movimenti anche significativi, quindi a qualche strumento, qualche inclinometro, insomma gli inclinometri sono degli strumenti che servono per valutare gli spostamenti del terreno e, nel tempo, e qualcuno di questi strumenti aveva dato delle indicazioni che richiedevano diciamo, di essere esaminate con attenzione. Noi ci siamo messi su questo tema senza, diciamo, nessun tipo, senza alcun tipo di pregiudizio, nel senso che siamo arrivati su questo, sulla necessità di analizzare il versante, naturalmente di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili dal passato, tutte quelle senza nessuna diciamo, esclusione, però naturalmente anche con la necessità di sviluppare le nostre osservazioni. Gli studi precedenti evidenziavano la presenza di un'area, diciamo, in parte urbanizzata, in cui evidentemente si sviluppa un movimento franoso. Questo movimento franoso aveva dei chiari segni e di cui diciamo, già c'era una caratterizzazione in termini di attività. Una parte, potremmo dire, quiescente, cioè una parte sostanzialmente non attiva, però chiaramente evidenziabile dal punto di vista della morfologia come movimento franoso pregresso, e una parte più attiva. Nella parte più attiva, diciamo in quest'area praticamente, quegli strumenti avevano dato, alcuni strumenti avevano dato indicazione di movimenti presenti. Noi che cosa abbiamo fatto per cercare di rifare uno studio approfondito dell'area? Credo, non so se riuscite a vedere benissimo, io da qui se lo vedo sullo schermo lo vedo bene, ma qui un po' meno. Comunque cerco di illustrarvi quello che posso. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo diciamo, installato dei nuovi strumenti e lo abbiamo fatto con l'idea di, avendo diciamo, a disposizione un periodo di osservazione abbastanza lungo, quindi abbiamo utilizzato degli strumenti che ci consentissero in questo periodo sufficientemente lungo di ottenere informazioni sui movimenti, sull'attività dei movimenti franosi e quindi se questi movimenti appunto potevano esserci o meno. Abbiamo utilizzato parecchi strumenti, sinceramente, quelli classici diciamo, che si installano in tutti i versanti per i quali c'è un rischio e una pericolosità da frana, quindi inclinometri, quindi per la misura degli spostamenti, piezometri per la misura della posizione delle falde, quindi delle condizioni idrauliche del pendio. Abbiamo poi diciamo, utilizzato queste stazioni geotecniche, come noi le abbiamo chiamate, per ottenere informazioni sui comportamenti meccanici dei diversi terreni presenti, e poi adesso andiamo avanti, vi faccio vedere anche di quali altre strumentazioni ci siamo avvalsi. Prove ne abbiamo fatte parecchie, di tutti i tipi, meccaniche, natura, diciamo, chiaramente che sono quelle più importanti per quanto riguarda la definizione delle condizioni di stabilità, ma altre anche prove importanti per completare la caratterizzazione. Ecco, vabbè, qui ci sono un po' un'indicazione dei diversi strumenti. Siamo stati tutto sommato anche bene accolti diciamo, dalle persone che erano interessate all'installazione degli strumenti, e questo anche va detto, che non è una cosa semplicissima, perché uno è sempre piuttosto invasivo. Adesso queste immagini sono così un po' messe per illustrare un po' la dimensione dell'indagine che abbiamo fatto. Sinceramente non abbiamo mai avuto difficoltà, sono sempre stati molto disponibili ad accogliere diciamo, gli operai, i lavoratori e coloro che hanno fatto poi le misure volta per volta. Allora, come dicevo prima, la geologia rappresenta l'elemento di partenza
e appunto il professor Mazzoli e insieme alla sua collaboratrice, la professoressa Alessandra Scioni, hanno fatto uno studio approfondito dal punto di vista geomorfologico dei movimenti osservati. Confermato chiaramente la presenza di una frana. Dice, vabbè, ci voleva tanto studiare. Dice, beh, no, aspetta, non era proprio così. Diciamo, confermato la presenza di una frana con la sua geometria, con il fatto che questo movimento, questo corpo franoso, questo fenomeno franoso è costituito da una parte antica e da una parte a cui si sovrappone una parte, un corpo di terreno più recente, che si è mosso più recentemente. La datazione del fenomeno è anche stata resa possibile dal riconoscimento delle forme morfologiche, insomma, più significative di tutto il versante, non soltanto quello interessato dal corpo franoso indicato qui, ma per esempio tutti i terrazzi alluvionali sono stati mappati in una maniera dettagliata, in particolare in questo Alessandra Scione è stata molto attiva in questo, e questo ci ha permesso di stabilire una geometria molto dettagliata, molto precisa dei diversi corpi di terreno che costituiscono il fenomeno. Forse una qualche incertezza è rimasta sulla parte terminale, cioè su questa zona più bassa del versante, dove la presenza delle urbanizzazioni e le attività antropiche non ci hanno consentito di vedere bene nel dettaglio i segni, per esempio, di superfici di scorrimento in uscita che potrebbero esserci, insomma. Ecco. Quindi la parte finale, che poi si vede anche dal segno della geometria, che non è cinematicamente proprio convincente fino in fondo, però questo è quello che si è potuto fare in una zona così urbanizzata che non potevamo esaminare più di tanto. Comunque, frana antica, quindi il deposito più profondo, quindi intanto la formazione, poi il corpo di frana antico con la parte recente che vi si sovrappone. Accanto a questo, qui c'è una diapositiva che illustra le caratteristiche meccaniche dei materiali, le analisi che abbiamo fatto, eccetera. La faccio vedere non tanto perché mi interessa che voi conosciate i numeri e i dettagli di questa diapositiva, che uno poi può illustrare qualora servisse, però è importante che gli operatori del comune, sia privati che operatori pubblici, sappiano che c'è presso il comune depositato un corpo di dati sperimentali importanti a cui tutti possono accedere e che rappresenta un riferimento importante per qualunque progettazione debba essere fatta, privata o pubblica che sia, perché questi sono effettivamente dati di tutti, dati che devono essere conosciuti da tutti. Quindi sono dati anche molto controllati, quindi ci potete fare affidamento. Se vi servissero, questi sono risultati a cui potete sicuramente fare riferimento. Ora, per risolvere il problema della caratterizzazione cinematica, cioè dei movimenti del versante, abbiamo utilizzato chiaramente degli inclinometri e in particolare siamo andati a mettere tra i vari strumenti anche un inclinometro profondo, una trentina di metri, vicino a nella zona dove erano presenti gli strumenti nel passato che avevano dato indicazioni di movimenti profondi, che sono poi quelli che ci preoccupano di più. Non sono certo i movimenti superficiali che vi possono creare un problema, per quelli ce l'abbiamo tutti ovunque. Il problema sono i movimenti profondi, rispetto ai quali poco ci si può fare, fondamentalmente. Ora, nell'anno di osservazione noi non abbiamo osservato movimenti significativi in un anno di osservazione degli inclinometri. Le forme di questi spostamenti, per esempio questo,
chiamano in causa degli spostamenti che noi diciamo sono delle deformazioni, non sono movimenti, come dire, non esiste un corpo di terreno che scorre sopra un altro evidenziando uno spostamento netto in profondità. Questo non si è assolutamente verificato, perché noi altrimenti lungo la verticale inclinometrica, come si chiama, cioè la deformata, vedremo un dente da qualche parte. Se un dente, insomma, se è superficiale sarebbe un movimento netto superficiale, altrimenti sarebbe profondo, e questo sarebbe quello che potrebbe preoccuparci. In realtà noi abbiamo visto solo una deformazione gentile del terreno, niente di particolarmente preoccupante, trattasi appunto di deformazioni superficiali, ma poi molto piccole. Sono numeri che nell'arco di un anno, non so se abbiamo raggiunto il centimetro, forse sì, forse qualcosa sì, in qualche punto, ma anche generalmente al di sotto. Sono talmente piccoli che noi non siamo riusciti neanche a tracciarne la direzione, perché quando un movimento del terreno è un movimento chiaro, che prende una direzione precisa, costante, stabile, coerente con un fenomeno significativo, io con questi strumenti riesco a coglierne anche la direzione. Noi in realtà, adesso voi qui non lo vedete bene, ma la traccia degli spostamenti nel piano non si può guardare sinceramente da questi risultati, insomma, perché non ha preso la sua strada, è ancora molto ballerina questa direzione, quindi semplicemente che cosa ci dice? Siccome queste direzioni vengono fuori dalla differenza di numeri molto piccoli fra loro, le differenze fra numeri piccoli danno luogo a numeri un po' a caso, questo è il concetto, quindi sono errori sperimentali che non possiamo interpretare, quindi bisognerebbe attendere e verificare cosa succede fra 2, 3, 4 anni in relazione, ma questo vuol dire solo una cosa, che i movimenti superficiali sono piccoli, questo è il dato essenziale. Una cosa che anche abbiamo fatto e ha la sua importanza, e l'abbiamo affidata a persone che lo fanno di mestiere, diciamo il dottor Nardò, è della, diciamo, dell'agenzia regionale della regione Campania, che si occupa esattamente di questo, è stata l'interferometria radar satellitare, che è una tecnica molto diffusa a livello regionale, diciamo su scala regionale, per la valutazione dei movimenti su aree importanti. E dunque in questa particolare situazione noi avevamo a disposizione parecchi riflettori radar. I riflettori radar sono riflettori naturali, non è che ci sono specchietti di nessun tipo, diciamo, sono elementi naturali sul terreno che riescono ad essere visti dal satellite attraverso un'onda di carattere elettromagnetico. È un'osservazione continua che viene fatta sulla superficie terrestre dal satellite, che viaggia intorno a, credo, ai 200-300 km di altezza, e seguendo orbite particolari, e tutti questi punti, ognuno di questi punti verdi che stanno qua, sono 2800 riflettori, quindi praticamente è come se avessimo osservato dal satellite lo spostamento eventuale di 2800 punti del terreno intorno alla zona di frana. Si vede poco, ma qui la zona di frana è praticamente questa, è qua sotto. E noi abbiamo fatto un'analisi anche molto più ampia, cioè noi, i punti stanno lì, sono a disposizione, non è che abbiamo fatto niente di particolare, il problema è che bisogna analizzarli, e questo, diciamo, una delle cose che è costata parecchio al Comune e che ci ha consentito comunque di fare. Ora, da questa analisi emerge che, siccome i punti sono tutti verdi, vuol dire che gli spostamenti sono estremamente piccoli. E parliamo di millimetri. Ora, attenzione, questo va un attimo precisato. Il satellite vede lo spostamento nella congiungente tra lui e il punto, quindi nella direzione, diciamo, 200 km di distanza, nella direzione che collega, che si è tracciata dal satellite verso il punto.
Ora, se lì si vedono, se si vede un accorciamento di 2 mm di questa segmento diretta, diciamo riportata nel piano, cioè sul terreno, corrisponde ad uno spostamento un po' più grande, ma questo parliamo sempre di piccolissimi spostamenti. Ora, la cosa importante, c'è da dire, è questa, che noi non notiamo una differenza di comportamento in termini di spostamento da queste immagini tra punti interni e punti esterni alla zona di frana. E l'altro aspetto da tenere presente è che questa operazione non ha, diciamo, si svolge su una dimensione temporale che è molto ampia, perché il satellite è lì dal 2009 fondamentalmente, anzi questa è poi una particolare costellazione di satelliti, Cosmos, SkyMed, ma diciamo ce n'erano anche altre precedentemente. Cioè, sono dati che vengono acquisiti con continuità dal satellite, sono immagini che sono disponibili, si tratta poi di tirarle giù e di lavorarci per ottenere questo tipo di informazioni. Sono disponibili, bisogna diciamo lavorarci sopra con una certa capacità. Quindi il punto è che in dieci anni di tempo non ci sono stati spostamenti significativi di tutta l'area, e questo diciamo parliamo di punti superficiali, quindi parliamo di punti visibili dalla superficie. Vabbè, è un altro indice del fatto che problematiche particolari non ce ne sono. Se diciamo, la precisione che oggi si riesce a raggiungere con questi strumenti di osservazione è abbastanza elevata, però chiaramente dobbiamo sempre pensare al fatto che stiamo vedendo pochi millimetri su 200 chilometri, quindi diciamo, gli errori potrebbero essere significativi. Però se un attimo diciamo, dimentichiamo questo fatto, noi possiamo dire con certezza che se è presente un fenomeno significativo e coerente, quel fenomeno si vede, il satellite lo coglie. Cioè io non voglio dire che questi che abbiamo misurato sono gli spostamenti reali, manco per niente, non ci penso proprio. Però posso dire che con certezza un movimento significativo della superficie in questi 10 anni di tempo, questi movimenti non ci sono stati. Questo diciamo, è quanto possiamo dire, questo è un punto importante. Altro punto importante, il dettaglio di queste osservazioni che è stato fatto in maniera specifica per questo caso, il dettaglio degli spostamenti osservati nel periodo del sisma, quindi perché il punto che effettivamente la preoccupazione che anche noi ricercatori diciamo ci siamo messi addosso nel momento in cui è stato preso questo incarico era proprio di dire: ma durante il sisma o in occasione di un sisma anche significativo che può comunque capitare, cosa succede a quel versante dove abbiamo urbanizzazioni, dove abbiamo diciamo, valore, ecco, sostanzialmente. Quindi avevamo questa occasione unica dove sapevamo il periodo, il terremoto era già avvenuto, ci avevamo qualcuno che ci osservava dall'alto. E durante questo periodo non c'è stato alcun spostamento. Cioè il pendio non ha manifestato un comportamento anomalo. Se poi andiamo a vedere il dettaglio delle misure, e questo nel rapporto, nella relazione che trovate presso il Comune è indicato, ci sono alcuni punti che indicano dei movimenti superiori a quelli che vengono considerati praticamente rumore di fondo. Quindi qualcosa, qualche movimento c'è stato, non in occasione del sisma, ma in generale, diciamo, questo sui 10 anni di tempo. Questi movimenti però sono su punti completamente isolati, uno da una parte e uno dall'altra, quindi non c'è un collegamento rigido fra questi punti che ci potrebbe mettere in luce un comportamento, uno spostamento d'insieme. No, sono punti un po' a caso che hanno dato luogo a qualche piccolo movimento superficiale. Del resto, forse anche andandoci sul posto, si possono vedere gli effetti di movimenti locali presenti, quindi questo non è assolutamente incoerente con, diciamo, con le osservazioni. Quindi va bene,
non ci preoccupano però, perché fanno riferimento appunto a fenomeni locali che non creano assolutamente allarme di nessun tipo. Altro dato, l'osservazione dei fabbricati. Questo naturalmente riguarda, di nuovo torniamo nell'anno di osservazione, quindi parliamo del periodo della ricerca, e noi non abbiamo osservato movimenti significativi di nessuno di questi edifici. Ora, i danni, quindi questo vuol dire semplicemente, insomma, si parla anche di edifici danneggiati, quindi evidentemente se la frana fosse stata una frana attiva, qualche segnale sui fabbricati io l'avrei dovuto vedere, quindi invece questo non è così. Quindi anche questo è un dato positivo. Altro dato, ma questo è più strumentale alle nostre analisi che abbiamo fatto poi per cercare di interpretare tutte queste osservazioni, è la conoscenza delle falde, della posizione delle falde idriche nel sottosuolo. Abbiamo le falde che sono abbastanza vicine a piano campagna nella zona di monte, si approfondiscono verso valle. Nella zona urbanizzata noi non abbiamo molti dati, nella zona più a valle. Pensiamo che sarebbe necessario incrementare le strumentazioni, le misure in questa particolare zona, cioè verso valle, proprio in riferimento alle misure piezometriche, perché questo anno ha un impatto importante poi sul margine di sicurezza del pendio. Cioè, noi riteniamo che il pendio abbia il suo margine di sicurezza, però noi li valutiamo con una certa incertezza sulle falde. Naturalmente facciamo una valutazione conservativa, quindi dal lato della sicurezza, quindi facciamo in modo che, di peggiorare la situazione il più possibile, però sarebbe bene fare le cose in una maniera più precisa. Io sono sicuro che, perché lo so, che ci sono molti dati disponibili dai privati in quanto misure piezometriche nella zona. Secondo me sarebbe un'occasione di metterli insieme, questi dati, di cercare di utilizzarli tutti. Sarebbe utile, perché si riesce a fare un quadro di riferimento condiviso e in qualche modo certificato. Io questo ve lo dico, e auspico che il Comune riesca a ottenere, questo Catiuscia, ingegner Faraoni, sarà a suo compito questa possibilità. Noi poi naturalmente, come sempre, facciamo le nostre analisi di stabilità, e non ci credete tanto alle analisi di stabilità, ve lo dico subito. Io sono un progettista, sono anche uno che fa dell'ingegneria, fa tutti i coefficienti, tutti i modelli, eccetera eccetera. I modelli devono dire quello che io capisco prima, altrimenti c'è qualcosa che non va. Quindi il modello deve interpretare correttamente la realtà sperimentale, altrimenti il modello non funziona. Quindi lo prendiamo per buono, però non esageriamo, non diamo troppo significato ai modelli. Credo molto di più alle misure che abbiamo fatto, quelle sicuramente sì. Ecco, da queste analisi, e questo comunque è importante, nelle condizioni statiche, quindi in assenza di sisma, il pendio, con ipotesi molto cautelative sulle condizioni sia di caratteristiche meccaniche, adesso qui non si legge quello che ho scritto, però è scritto così, sia sulle condizioni idrauliche, perché noi, come vi ho detto, riteniamo dalle misure fatte che la falda a valle sia abbastanza profonda, ma in realtà, siccome non abbiamo una chiara definizione della falda freatica in quella zona di valle, l'abbiamo tirata su quasi a piano campagna per peggiorare la situazione del modello il più possibile. Ecco, in queste particolari condizioni il pendio ha i suoi margini di stabilità. Non vi fissate sui numeri 1 e 1, 1 e 12, sono tutti numerelli che hanno il peso che hanno, insomma basta niente per farli cambiare. Quindi diciamo che ha il margine di stabilità, ci credo. Del resto l'esperienza ci dice che il pendio non ha dato movimenti, quindi perché mai dovrebbe non avere margine di sicurezza? Ecco, non solo, ma noi dobbiamo anche dire che durante il sisma il pendio non si è mosso, perché sennò l'avrei visto, quindi vuol dire che c'ha un margine per contenere anche l'eventuale effetto sismico.
E questo torna abbastanza bene. È chiaro che con l'azione sismica i margini di sicurezza si abbassano, e si abbassano anche, diciamo, in maniera significativa. Però non dimentichiamoci quello che ho detto, cioè che il modello che noi abbiamo adottato è un modello estremamente conservativo, cioè un modello cattivo, diciamo, per quanto riguarda la realtà, l'interpretazione della realtà. Quindi, se volessimo entrare un pochino più nel merito dell'analisi di stabilità dei valori, dei coefficienti, eccetera, bisognerebbe avere qualche dato sperimentale più affidabile in relazione all'idraulica del pendio. Invece, per quanto riguarda la parte di caratterizzazione meccanica, abbiamo una, diciamo, conoscenze sufficienti rispetto alle necessità. Allora, arriviamo alle sintesi, diciamo, dello studio che abbiamo fatto. Praticamente il versante è interessato da un fenomeno franoso, e questo ce lo sapevamo e, diciamo, è del tutto confermato. Il monitoraggio interferometrico da satellite dal 2009 a oggi non ha rilevato movimenti significativi, se non per qualche punto sporadico. Il satellite, questa è la cosa più importante, non ha rilevato spostamenti nel corso della crisi sismica. Il monitoraggio inclinometrico ha evidenziato qualche spostamento nella parte alta del pendio, quindi verso monte, ma sono spostamenti superficiali, piccoli e non proprio ben interpretabili, perché non hanno dato proprio una tendenza netta, ecco, questo è. E i margini di sicurezza del pendio sono sufficienti a garantire la stabilità. Non dimenticatevi che, diciamo, la natura non conosce la normativa, quindi la natura non è che deve avere i coefficienti di sicurezza della normativa. La natura fa i versanti con coefficienti di sicurezza 1, questo è. E il fatto che durante il sisma qualche pendio subisca e presenti dei movimenti, ci sta tutto, perché normalmente, diciamo, il versante si sistema in assenza di sisma, quindi la sua condizione di equilibrio, che è uno come fattore di sicurezza, quando c'è il sisma, un po' di qualche spostamento ci sarà. Vabbè, non è una cosa irragionevole, certamente non parliamo di crolli, chiaramente, parliamo di deformazioni lente, eccetera. Però è necessario considerare che l'area urbanizzata di via Trento Trieste ricade su un deposito di frana. Questo noi non lo possiamo ignorare. È quiescente, cioè qualcosa che non dà luogo a movimenti nel momento, ma in passato qualche movimento, qualche segnale di movimento l'ha dato. Quindi noi non possiamo ignorare questo fatto, né possiamo ignorare il fatto che la zona urbanizzata si trova su 20 metri di spessore di materiale scadente, cioè che è il materiale che costituisce il corpo di frana recente e in parte anche quello passato. Parliamo di 20 metri di materiale scadente. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nuovi insediamenti urbanistici nell'area attualmente libera, quindi a monte dell'area urbanizzata, io non, al momento non li farei. Non li farei perché? Perché non, diciamo, secondo me questo potrà essere eventualmente affrontato, il problema di nuova urbanizzazione, solo con un periodo di osservazione più lungo. Cioè nessuno, secondo me, nessuno potrebbe prendersi una responsabilità di investire su un'area che ha avuto un'osservazione, diciamo, in tempo limitato e che sappiamo essere un'area che comunque è un deposito di frana, non c'è niente da fare. L'altro fatto però importante è che non avrei alcun dubbio a dire recuperiamo ciò che c'è, recuperiamolo sicuramente, cioè l'ingegneria ha tutte le possibilità di riparare e anche direi ricostruire, perché alcuni fabbricati, e su questo adesso faccio una piccola parentesi, alcuni fabbricati richiedono necessariamente di essere totalmente ricostruiti, ma in questa ricostruzione, comunque un nuovo vecchio che sia, occorre tenere ben presente che ci sono 20 metri di materiale critico dal punto di vista del sisma, non critico per la frana,
Questo è il punto, non critico per la frana, ma critico per il sisma, perché 20 metri di materiale alluvionale significa forti amplificazioni locali e quindi le amplificazioni locali significano spostamenti che accelerazioni maggiorate, diciamo, dal bedrock a salire, quindi questo è un aspetto che indubbiamente i professionisti devono tenerne conto con le dovute cautele. Per esempio, ecco, uno sguardo non rientrava nella nostra attività, diciamo, nel nostro incarico, però diciamo, non potevamo non dare un'occhiata ai fabbricati che erano lì, perché noi cercavamo segni di eventuali effetti della frana sui fabbricati e quindi ci siamo un po' chiesti, ma come mai qui ci sono dei fabbricati che hanno dei danni impegnativi significativi ed altri che invece sembrerebbero aver sopportato molto bene l'effetto del sisma? Beh, andandoci a vedere chiaro, si è visto molto bene la ragione, che questi fabbricati avevano tutti quelli fortemente danneggiati, tutti avevano elementi di prefabbricazione. Quindi diciamo, addirittura erano degli elementi di prefabbricazione posti nel piano, appena al primo piano, al primo livello, quindi pericolosissimi dal punto di vista della risposta sismica. Quei fabbricati non hanno storia, secondo me, non hanno futuro in particolare. Quindi ecco, questo diciamo, bisogna pensarci quando si scelgono le tipologie edilizie per il futuro, di tenere conto di come quei fabbricati hanno risposto agli effetti, diciamo, del sisma. E noi riteniamo che per cercare di venire incontro alle esigenze di chi ha l'interesse o la voglia, diciamo, di utilizzare i terreni a monte della fascia urbanizzata, sarebbe preferibile diciamo, rimandare questa decisione a qualche tempo futuro, però senza perdere tempo, e quindi saremmo a indicare al Comune l'opportunità di incentivare, diciamo, il monitoraggio presente, cercando di automatizzarlo in modo tale da non dover mandare lì persone sul posto, cercare di automatizzare il più possibile tutte le strumentazioni. Noi abbiamo dato al Comune un piano di monitoraggio, insomma ci dovrà pensare, ovviamente non è il libro dei sogni, ecco, quindi ok, insomma, con calma, però anche perché abbiamo chiesto, diciamo, non c'è dubbio, però noi prendiamo atto. Immagino. E indicazioni utili per la progettazione, e questa è l'ultima, diciamo, delle mie diapositive. E quindi, benissimo, se dobbiamo ricostruire o costruire o riparare, diciamo, i sistemi di fondazione, ecco, non vorrei dare mai nessuna indicazione di come e di quale scelte progettuali in temi di fondazione. I progettisti fanno le loro scelte e certamente non ci può essere un esterno che si permette di dare delle indicazioni su come devono essere progettate le fondazioni. Per carità, io sono un progettista di fondazioni, ma non mi permetto di farlo se non so perché cosa servono, quindi questo non lo dico. Dico in generale che le strutture di fondazione dovranno essere collegate, dovranno essere ben collegate fra loro, perché noi comunque stiamo in una zona che potrebbe subire amplificazioni locali significative, potrebbero esserci degli spostamenti superficiali di versante, e cosa si fa in questi casi? Ma niente, bisogna fare un sistema di fondazione, una scatola rigida che se mai dovesse muoversi un po', si muove tutta insieme. Poi come arriva in profondità, in superficie, non è un problema, sinceramente. Importante, questo per il Comune, è che tutte le infrastrutture che si fanno lì siano deformabili, capaci di assorbire deformazioni differenziali. Vabbè, insomma, dico cose ovvie, non è che sto dicendo chissà cosa, però insomma, di ricordarsi questo. Una cosa importante, perché girando nel quartiere ho visto delle cose che non si dovrebbero vedere, cioè delle pareti di terreno verticali libere. Questo non deve succedere mai, perché in una zona che è scoscesa, con problemi di franosità, insomma, se uno rilascia lo stato tensionale del terreno attraverso scavi, determina immediatamente una riduzione di resistenza del terreno, che può avere effetti non solo nel punto in cui viene fatto lo scavo, ma li può avere anche per gli altri. Quindi non è solo un danno o un pericolo
per se stesso, ma è un pericolo per tutta quanta, per tutta quanta. Quindi mai fare degli scavi non protetti, sempre protetti, come si fanno in tutte le aree urbane. E quindi per diminuire qualunque tipo di riduzione dello stato tensionale. Le opere di sostegno ovviamente devono essere permeabili, cioè non devono ostacolare il naturale deflusso dell'acqua. Di nuovo una banalità, però insomma, se io voglio far venire giù un pendio, lo so perfettamente quello che devo fare, lo tappo a valle, ci metto un muro e ho risolto il problema, lo faccio venire giù tutto, però naturalmente mi sto portando appresso tutto quello che ho a monte. Quindi le opere di sostegno devono essere permeabili e devono evitare di ostacolare il deflusso dell'acqua non solo dove vedo, cioè superficialmente, ma più che altro dove non vedo, cioè in profondità. Quindi se faccio una palificata devo lasciar passare, diciamo, deve essere rada, non può essere fitta fitta, oppure devo fare dei sistemi di drenaggio. E poi l'ultima cosa, un suggerimento, tenete conto di tutti i dati che avete a disposizione, quindi questo utili per la progettazione, ci sono dei bei dati, fatene tesoro. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per tutta la fiducia che ci avete dato, questo, e l'altro anche alla cittadinanza per la pazienza che ha avuto nell'attendere un anno e più prima che dessimo qualche risultato. Questo è. Grazie professore, noi siamo stati contenti e per noi è stato anche un accrescimento ancora di più delle nostre conoscenze, quindi è stato semplicemente bello lavorare in questo modo, anche perché avere comunque a disposizione grandi professionisti non sempre capita, quindi grazie a voi. Quindi il nostro piccolo dovevamo mettere a disposizione tutto il possibile, anche perché per la cittadinanza era importante dare una risposta come questa e quindi abbiamo fatto il possibile. Inviterei, visto che è arrivato il sindaco, per salutare. Buonasera. Sei lontana che potrei avere il Covid, no? Come tutti i politici adesso. Appunto. Bravo. Scherzo naturalmente. Buonasera naturalmente in primis al professor Scarpelli, al suo staff e alla sua bravura, alla sua storia, al suo insegnamento, e anche perché no, visto che siamo qui questa sera tutti molto interessati anche alla relativa tranquillizzazione della cittadinanza, dei professionisti, su quella che è la situazione del versante di Viale Trento e Trieste, che ci ha tenuto comunque attenti, non dico in ambasce, perché comunque quando c'è qualcosa che esce dalla normalità, seppur di poco, non si può immaginare, soprattutto quando questa è sotto terra, è sotto la superficie, la crosta terrestre, quali potrebbero essere le misure di quell'incedere. Quindi nel salutare questo folto pubblico composto da professionisti e anche da cittadini interessati e anche dai nostri staff, dai nostri uffici, un po' sono laggiù, un po' sono qui, ringrazio l'ingegner Faraoni Catiuscia che ha voluto insieme agli altri e all'assessore all'urbanistica questa serata, che in realtà avremmo voluto prima, ma che comunque una serie di motivazioni, no, non sono sciocchezze queste, bisogna farle le riunioni quando si sa effettivamente quello che si deve dire, quella che è realmente la situazione. Quindi l'attesa era dovuta a questo. Adesso giustamente usciamo da questo recinto, da questa sorta di costrizione, e ognuno faccia la sua parte, però da stasera, compresa anche quelle che possono essere le domande, i chiarimenti che penso ci saranno, se non ci saranno vuol dire che il professore è stato talmente bravo nello spiegare la situazione che per chi è della materia non c'è bisogno forse di chiedere nulla, per chi invece non lo è magari qualche curiosità può venire fuori. Una cosa è certa, secondo me, dobbiamo avere più rispetto di madre natura, più rispetto di quella che è la storia dei nostri territori, più cura anche dei nostri territori, inteso nella regimazione delle acque,
nel rispetto di quelle che possono essere le tradizioni anche di coltivazione dei campi. E questo può sembrare banale, ma in realtà molte volte in genere, piano piano, il crearsi di dissesti e di movimentazioni franose che possono mettere anche a repentaglio, aggravate dal sisma o addirittura create dal sisma, come è successo nell'entroterra in più parti oltre che qui. E quindi poi lo Stato, ovviamente, che siamo tutti noi, deve provvedere a tutte queste situazioni. Devo dire in verità che in questi giorni hanno finanziato le chiese, di qualcuno diceva prima le case, poi le chiese, però anche le chiese sono un'argomentazione importante. Io mi auguro che quanto prima finanzino i dissesti e che tutto il programma che c'è di intervento possa consentire, visto che sono importi anche di una certa entità, un interventismo sul territorio, sui nostri territori, primo per scongiurare un peggioramento delle situazioni che oggi sono stabilizzate, secondo per scongiurare anche il fatto che magari non si possa ricostruire dove generalmente ognuno aveva la sua casa, o se si deve spostare magari si sposta di poco, oltre un certo livello di abbandono non ci va, quindi del proprio territorio, delle proprie abitudini. Quindi ringrazio veramente con tutto il cuore, ma chiudo dicendo che un uomo racconta se stesso dal viso, questa è la mia teoria, e anche dal suo saper sdrammatizzare nel raccontare le cose, nel sorridere anche quando ci sono momenti duri, e io questo l'ho riscontrato nel carissimo amico che ha illustrato il tutto, e devo dire che, benché l'ho visto solo una decina di volte, ho imparato a volergli bene e soprattutto a rispettarlo e a ringraziarlo per tutto il gran lavoro che è stato fatto, e anche perché mi sento come sindaco di questa città più tranquillo, più sicuro di quello che dobbiamo fare, perché qui vige il fare. Quindi quando uno sa che può partire con la bandierina pronti via, siamo felici. Quindi questa è una serata che ci fa molto piacere. Quindi io auguro buon lavoro a tutti e grazie ancora a Catiuscia per avermi fatto dire queste due cose importanti, ma il cuore di un uomo si è collegato al cervello e alla forza di volontà, può fare tante cose, può anche rimediare a quelle che non ha fatto prima magari, perché nel farne tante qualcosa si può sbagliare. Bisogna sempre volare bassi, più si vola bassi e meno si precipita nel vuoto. Grazie, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a tutti voi naturalmente. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, ovviamente il professor Mazzoli, il professor Scarpelli e l'ingegner Vita sono a disposizione, se c'è qualche dubbio, qualche, non so, curiosità o qualcosa che volete aggiungere. Ah no, ecco, come ha detto il sindaco, il professore, avendo io esperienza diretta posso dire che è sempre stato molto chiaro, quindi vorrei solo precisare una cosa che ci tenevo a far sapere anche il professore, che comunque ne abbiamo parlato anche con il sindaco e è ovvio che il piano di monitoraggio deve andare avanti perché è necessario per il completamento anche dello studio stesso, altrimenti sarebbe vano tutto l'impegno che abbiamo messo. Stiamo cercando di capire anche con l'ingegner Marozzi come riuscire a fare bene tutto, magari ecco, togliendo qualcosa un po' più esoso. Ecco. Però cercheremo comunque di mandare avanti tutto il piano monitoraggio, perché ecco, è importante anche nel lungo termine sapere effettivamente come si evolvono tutte le cose. Ma se loro non fanno domande, una me la faccio io, una domanda la faccio a me. Dico, ma noi ci siamo chiesti se non fosse possibile intervenire sul pendio a monte. Cioè, considerato il fatto che, diciamo, che a valle interveniamo e sistemiamo quel che c'è e siamo tranquilli fondamentalmente, non abbastanza, siamo tranquilli. Ma a monte non è che siamo preoccupati, perché i movimenti ci sono e leggeri, ma sono quelli che su tanti versanti
perché non pensare ad una soluzione progettuale che possa aiutare, come dire, la cittadinanza a svilupparsi anche verso monte? Salvo il fatto che il professor Mazzoli mi richiama e dice: ma guarda, lì ci sono 20 metri di materiale brutto, quindi tu non esagerare, diciamo, su questo. Però, diciamo, una domanda io me l'ero fatta e una risposta ce la siamo un po' data, come dire, vabbè, qualcosa si potrebbe fare, visto che abbiamo la falda alta, quindi qua, diciamo, quella è la natura, ci sta dando un'occasione d'oro. Abbassa la falda, guadagni in sicurezza, questo è un dato scontato, meccanico, diciamo, c'è poco da dire. Perfetto, quindi facciamo tutto. Poi però, diciamo, studiamo un attimo il problema. Quando cominciamo ad abbassare le falde, non è che la abbassiamo solo nel posto dove le andiamo effettivamente a pompare l'acqua, a fare i drenaggi, eccetera, ma ce la abbassiamo anche dove già ci sono le case e quindi praticamente danneggeremo tutto il quartiere a valle. Quindi la risposta ce la siamo data poco dopo, diciamo, della domanda. Ecco, questo era. Io invece volevo fare una richiesta. C'era una... Faccio il moderatore. Buonasera a tutti e grazie di questo, diciamo, chiarimento. Io vivo sotto questa, diciamo, questa collina, sono in via Trento e Trieste, sono proprio nella zona out. Sono fuori e la mia casa è la E, una lettera E in L3. E abbiamo scelto di demolire, quindi tutta questa, diciamo, grande problematica per il nostro condominio da affrontare. Ma questa è la mia storia personale. Io mi pongo questa domanda da cittadina. E che vivrà in questa città, spero, finché sarà possibile, ecco, di non abbandonarla mai. Mi chiedo questo, io mi sono interfacciata con altre persone del mio quartiere che abbiamo subito la perdita della casa e tanti come me sono in categoria E, L3, perché L4 prevede la demolizione per legge e quindi vengono ricostruite. Mi pongo questa domanda, ma di cuore, quasi con un po' anche di ansia. Laddove decideranno chi è L3 di non demolire e quindi di recuperare, rimettere a posto, rendere sicure quelle case? Lei parlava del fatto che sotto noi abbiamo fatto anche noi il monitoraggio sottoterra, abbiamo fatto i prelievi come avete fatto voi e sotto la nostra casa siamo a 28 metri di questa nulla che lei dice. Oh, mi domando... Noi abbiamo deciso di demolire, ben venga, è stata una grande, per me una grande vittoria aver deciso questo, ma chi non decide di farlo, perché comprendo la difficoltà economica, l'eventuale accollo, tutte le problematiche della legge che è così, che potrà succedere laddove quelle case verranno messe dai cerotti, io li chiamo cerotti, adesso non mi rendo conto, cioè laddove non vanno a demolire e ricostruire, lì dove c'è quel vuoto, il prossimo sisma, che accadrà a quelle case? No, cioè, aspetta. Non possiamo avere una palla di vetro, questo immagino. Però mi domando, la comunità si protegge così? Cioè, è una scelta sana non demolire chi ha una L3? Questo chiedo, allora, magari una domanda anche sciocca. Però. No, la sua è una domanda assolutamente super pertinente per la situazione e da prendere con estrema, anche con estrema attenzione le varie cose che lei ha detto. Io adesso, diciamo, io sono un geotecnico, non sono uno strutturista e quindi posso rispondere, diciamo, un po' non proprio precisamente a tutte le domande che lei mi pone, però intanto non ho parlato di un vuoto. No, non è così. Parliamo di un materiale che è costituito da un deposito trascinato nell'antichità, diciamo nel passato, di frana, che non significa che sia un materiale scadente dal punto di vista meccanico, perché sono materiali anche che hanno una granulometria significativa, non particolarmente scadente sotto questo profilo, e che essendo un materiale deformabile può subire nell'attraversamento dell'onda, specie che se parliamo di 30 metri di spessore, quasi 30 metri, può subire delle amplificazioni che significano spostamenti in sommità elevati, cioè in superficie dove sono le fondazioni. Sì, adesso non so se lei erano in una di queste case che avevano elementi di prefabbricazione, perché
credo, cioè io vi, quelle che ho visto danneggiate ce l'avevano tutte. Cioè, in sostanza, le case che da un punto di vista strutturale erano fatte correttamente e non avevano quei difetti, non hanno avuto problemi, non ce l'hanno avuto. Cioè, hanno tante case che sono rimaste assolutamente. Sono quelle che avevano... c'è stato un periodo in cui in quella zona si è costruito utilizzando materiali provenienti da un produttore di prefabbricati, credo nel passato, adesso io non so esattamente la storia della città, però così deve essere stato, e quegli elementi, quei nodi erano proprio emersi, che erano assolutamente sconnessi, e quindi di lì non poteva, sisma non poteva non danneggiarli, quindi questo sicuramente è così. Le costruzioni di oggi sono un'altra cosa. La legge fornisce le indicazioni tecniche per costruire in altro modo, tenendo conto dei 30 metri di terreno alluvionale presenti sotto la sua casa. Questo. La domanda è: chi non deve legare queste colonne sotto? No, quelle case che hanno elementi di prefabbricazione e non sono idonee, secondo me, dovranno essere demolite tutte. Questo è la mia. Però io adesso qua non mi voglio. Allora, questo è un fatto delicato. Diciamo, io non mi. No, ma non mi posso sovrapporre alle decisioni dell'urbanistica che sono estremamente, come dire, in equilibrio, sempre molto, molto sottile. Quindi in questo io non posso proprio permettermi di fare una cosa del genere. Però, diciamo, i risultati, diciamo, dello studio che abbiamo fatto ci dicono che le case, che, innanzitutto che il sisma non ha colpito in modo così, diciamo, a caso, ha colpito in maniera mirata. Ciò che era debole è stato danneggiato in maniera irreparabile, secondo me. Grazie. Buonasera a tutti. Io volevo, la mia è soltanto una richiesta più che altro per il professor Mazzoni. Ecco. Le chiedevo una cosa, intanto se è a conoscenza di uno studio che ha fatto il professor Panbianchi su tutta la collina che ha analizzato anche lei, sì. Ecco, perché non ho visto diciamo, l'evoluzione diciamo, che il professor Panbianchi aveva un po'. L'evoluzione di quel versante non ho visto diciamo che una stretta correlazione tra l'interpretazione vostra e quella del professor Panbianchi. Non è una critica assolutamente, per carità di Dio, è soltanto per capire. Poi volevo chiedere al professor Scalpelli come mai, pur con tutto il rispetto lo dico, come mai per la parte geomorfologica si avvalsa della facoltà del Federico II di Napoli e non dell'Università di Camerino, dove ci sono fior fiori e i migliori geomorfologi d'Italia. Grazie. Dunque, Gilberto è nella mia sezione di geologia adesso, quindi ovviamente ci ho parlato della cosa, anche ci ho parlato anche l'altro ieri. Allora, quando Gilberto ha fatto lo studio, innanzitutto non avevano la possibilità di analizzare i sondaggi che noi abbiamo analizzato. Lo studio, e poi vabbè, noi abbiamo anche sviluppato tutta questa parte di analisi dei dati satellitari che partono in realtà addirittura dal 2000, perché abbiamo preso prima ERS, poi Envisat che copriva fino al 2014, e poi Cosmos SkyMed, abbiamo fatto un'elaborazione proprio ad hoc di dati che non erano disponibili, che abbiamo fatto preprocessare da un'azienda che è specialista di questo, che è tutta una parte diciamo, di studi che sono stati fatti apposta per questa fase del lavoro che Gilberto chiaramente non aveva. La nostra ricostruzione non è affatto in contraddizione con quella che ha fatto Panbianchi, perché Panbianchi ha fatto un'analisi molto dettagliata delle foto aeree disponibili dagli anni 50 con i vari voli. Sostanzialmente il suo studio mette in evidenza una serie di dissesti molto superficiali e nulla che diciamo, faccia riferimento ad un movimento coerente di una grande massa che sarebbe la frana che insomma diciamo
mossa in maniera coerente e come un fenomeno di importanza rilevante. Quindi tutti i piccoli dissesti che ha messo in luce Gilberto sono chiaramente ben documentati dalla sua analisi della fotogeologica, che noi infatti non abbiamo neanche ripetuto perché era ottima, fatta benissimo, come dice giustamente lei, da uno dei migliori geomorfologi d'Italia, quindi non c'era motivo per rifare questo lavoro. Però appunto il suo lavoro non mette in evidenza una frana coerente di grande importanza, quindi del tutto diciamo coerente con quello che vediamo noi. Ora, chiaramente il nostro studio ha permesso di fare tutta una serie di analisi dettagliate che lui non poteva fare. Per esempio, in alcuni sondaggi abbiamo trovato dei livelli torbosi che danno una chiara evidenza diciamo della formazione dei pantani, cose tipo più o meno lacustri, al top della frana vecchia, e su cui poi sopra c'è il corpo di frana, quello che noi abbiamo definito la frana recente. Quindi questi livelli che abbiamo trovato, che chiaramente registrano una fase di stasi al top di una massa che si è mossa probabilmente con un movimento anche rototraslativo che ha portato alla formazione di pantani locali. Ovviamente tutto questo non ha una cronologia assoluta, perché non possiamo dire che è successo 7.000 anni fa o 12.000 anni fa, non lo sappiamo perché non abbiamo le datazioni assolute, però c'è chiaramente l'evidenza di un corpo di frana più antico e successivamente a una stasi, quindi con uno sviluppo di zone con dei pantani, poi c'è stato un movimento recente. Quando si parla di recente, chiaramente non stiamo parlando né degli anni 50 né del 1800 né del 1700, è qualcosa probabilmente di molto più vecchio, però è più recente della frana, diciamo, più antica. Questo si vede molto bene morfologicamente, dal punto di vista geomorfologico, perché chiaramente questi corpi di frana recenti formano dei lobi che sono chiaramente molto evidenti anche dall'analisi geomorfologica. Quindi tutta l'altra parte di studio appunto che Gilberto non aveva era quella che abbiamo fatto con i dati satellitari, che, come diceva prima il professor Scarpelli, mettono in evidenza l'assenza di movimenti significativi, perché come avete visto, poi potete vedere nella relazione, questi punti sono 2800 punti verdi. Questi punti verdi praticamente sono, il verde significa zero, perché è più o meno 0,2 mm, che sarebbe niente praticamente. Poi ci sono dei punti che sembrano muoversi, però sono, come diceva anche Scarpelli prima, sono innanzitutto distribuiti in maniera un po' random e sono anche al di fuori di quella che è il corpo franoso, quindi sembra una cosa più un qualche cosa di fondo, e poi soprattutto la cosa importante è che non c'è nulla di sismo indotto, non ci sono stati fenomeni di franosità sismo indotta, perché a cavallo della crisi sismica del 2016 non si registra nulla di evidente. Per la seconda domanda, la seconda domanda, penso che forse Gilberto aveva già fatto lo studio, hanno pensato di andare da qualche altro. No, è molto più semplice, il discorso è molto più semplice. Diciamo, in realtà la collaborazione con l'Università di Napoli nasce in altri contesti, non soltanto con riferimento a Tolentino. Siamo stati impegnati nello studio della statale ionica, la 106 ionica, dove di frane ce ne sono un numero. Ecco, e noi ci siamo trovati benissimo con la professoressa Scione e con il professor Mazzoli, che ci hanno risolto una serie di difficoltà per noi insormontabili. Quindi ci siamo trovati bene, abbiamo fatto squadra, ho detto qua c'è... Sì, un po' scivolosetta per me, ma comunque va bene anche così. No, ma va bene. Ma no, non c'è... No, intanto devo dire una cosa, che la situazione è che chiaramente all'Università Politecnica delle Marche abbiamo qualche difficoltà in relazione allo studio, a questo tipo di problema. Però diciamo la squadra c'era, ci siamo trovati bene, non c'era una ragione particolare. Comunque dal 1 novembre sono a Camerino e quindi concordo con lei al 100%. Dal 1 novembre scorso. Camerino è un'eccellenza. La geologia è un'eccellenza assoluta, quindi... Però non lo sapevamo. Siamo contenti che sia arrivato anche a noi. Grazie, anche io sono molto contento di essere arrivato.
Dunque, ho visto che l'attenzione era centrata soprattutto sulla frana, ma lo studio ha riguardato da ovest verso est tutto il versante? No, no. Ah no? No, 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 solo quella. E quindi, vabbè, la domanda che volevo fare appunto era, siccome ho visto da altri studi che c'erano molte differenze tra la zona più a ovest rispetto a quella est, questa, qui siamo verso la parte terminale dove poi scende il viale, quindi ecco, va bene, per capire bene su tutto il viale come lo studio era centrato su quel punto. Va bene, grazie. Allora, ovviamente tutti i dati sono a disposizione presso i nostri uffici e saranno pubblicati sul sito sia dell'urbanistica che del comune, quindi tutti i tecnici, tutti i cittadini potranno visionare sia le relazioni, gli studi dei professori, così come cercheremo di mettere anche le slide che sono molto esplicative e utili per tutti quanti. Visto che non ci il sito sia dell'urbanistica di Tolentino sia sul sito del comune, proprio faremo un link di riferimento. Comunque, se avete qualsiasi esigenza, qualsiasi domanda, noi siamo a disposizione quando volete e quindi potete tranquillamente fare qualsiasi richiesta. E penso che se il sindaco vuole salutare oppure ok. Ringrazio ancora tutti per la collaborazione, per questo studio e speriamo, ecco, quindi noi continueremo ad andare avanti con le nostre indagini per tenere sotto controllo tutta l'area, ma ora sappiamo di per certo come andare avanti, soprattutto chi dovrà ricostruire le proprie abitazioni sa come procedere. Grazie a tutti e buona serata.